Okay. Welcome to your first day at Ghost Hunting Distribution. Read the whiteboard to get started. Sì, sto cretino adesso parla. Io leggo. Puoi leggere tu la lavagna? Leggo io? Sì, vai. Ok, allora. Qui a Ghost Hunting Distribution vorremmo darti il benvenuto nella nostra struttura di addestramento. Ma dai! Per iniziare, prendi una torcia dietro di te. Okay. Puoi attivare... Ah, la prendiamo subito? Subito, io. Ecco, sempre quella scrausa ci hanno dato. Cioè, addestramento, sì, ci potevamo dare quella bella. Puoi attivare o disattivare la torcia con USA se equipaggiata o speciale se è nel tuo inventario. Che ma vuol fatto, dire? Ma vai, io faccio tasto destro, accendi e spegni. Ah, ok. Puoi scorrere attraverso i tuoi oggetti tenuti per cambiare quale stai tenendo. Puoi trasportare tre oggetti contemporaneamente. Ok, quello lo sappiamo. Sì. Quando sei pronto, prendi la chiave a destra, quindi interagisci con il tastierino a sinistra delle porte per aprire il camion e passare alla sezione successiva. Alla sezione successiva. Alla molto successiva. Francese. Molto francese. Andiamo? T'hai visto? Damosi, dai. Dai. Ok. Adesso passiamo al prossimo tabellone. Dunque, il tuo primo obiettivo quando entri in un luogo infestato è trovare la stanza preferita del fantasma. Questa è una stanza dove il fantasma trascorrerà la maggior parte del suo tempo. Ma non dai, sempre, però. Dipende anche dalla difficoltà. Esatto. Per trovare la stanza del fantasma fai attenzione alle porte aperte, agli oggetti che sono stati lanciati o ai suoni provenienti da quella zona del luogo. Da quella zona del luogo, sì, giusto. Quando si gioca a difficoltà più elevate, i fantasmi possono cambiare la loro stanza preferita quando vagano. Per aprire una porta interagisci con essa e vai avanti. Benissimo. Andiamo? Andiamo. La porta è verde. Perfetto. Ok. Ora, al tavolo cosa c'è? Vediamo. C'è un quadernino. Oh, sì. Mi è stata lanciata una matita. A te è successo? No. Forse perché me devo mettere di qua. No. O non me ne sono accorta. Vabbè. Camera 1. Dobbiamo entrare? Sì, a sto punto. Vamos. Ok. Andiamo. Che dice lui? Perfetto. È alla prossima sezione, di passare alla prossima sezione. Ok, qua non so cosa c'è. Donut, vabbè, donut. Ok. Me la posso Camera mangiare 2? Una? Oh, l'ho preso il donut! Sì, sì, si possono anche prendere le cose. Anche il quaderno, tutto. Ma io l'avevo fatto questo tutorial, ma non me lo ricordo proprio. Io ho mai fatto, invece. Sì, siamo pronti. Passiamo? Passiamo, vai. Passiamo alla camera 2? Sì, sì. Vai. Allora, camera 2. Ecco, ecco. Che cosa è successo? A me niente. Mi ha rivoltato una cartellina. Ah, vedi che ogni tanto qualcosa succede. Camera 3, allora. Ok. Vado avanti. Andiamo? Si è aperta la porta, sì. Si è aperta la porta da sola. Sì. Ok, vado a leggere. Ah, sì. Qua ci sono anche le I nostri livelli, sì. Allora, ogni investigatore ha il proprio livello di sanità mentale, rappresentato nel camion da una percentuale su uno schermo. Quando giochi in una squadra avrai anche un livello di sanità mentale medio. Diverse cose possono abbassare la tua sanità mentale, stare nel buio, eventi e abilità del fantasma. Puoi ripristinare il tuo livello di sanità mentale usando pillole calmanti, prova a berne uno, usando una bottiglia qui sotto, ci vorranno alcuni secondi per ricostituirsi. Provalo, prendi uno sotto e poi usa. Aspetta, devo lanciare dovresti i donuts. Dovresti vedere la tua sanità mentale aumentare sullo schermo a sinistra. Le pillole calmanti avranno diverse quantità di ripristino a seconda delle difficoltà che stai giocando. Okay, quindi sì. Questo siamo bravissimi a farlo. Esatto. Oh, andiamo sale. Avanti. 51, 50. Good job, mi ha detto. Va bene. Ma io me ne pio un'altra, tanto per... In effetti, anch'io. Aspetta. Scusa, ce ne stanno, io me li pio tutti, ma bando all'avarizia, ma famo stesso cicchettone e via. Mi si è chiusa la porta. Questa aiuto. Qui, grigia? Sì, sono passata all'altra stanza. Ci sei? Sì, sì, mi si è chiusa anche a me, vai. Allora, per mantenere stabile la tua sanità mentale dovresti stare in stanze o aree illuminate il più possibile. Puoi accendere le luci usando il loro interruttore. Mira all'interruttore e poi interagisci con poi esso. Poi spara, so che... Oh, no, l'ho spinto, perché? Cosa? Accendilo. Allora, no, l'interruttore.
Ogni location ha una quantità massima di luci che possono essere accese contemporaneamente. Questa cosa l'abbiamo imparata troppo tardi. Se superi questo numero, il contatore scatterà e spegnerà ogni luce. Puoi riaccendere il contatore interagendo con il suo interruttore. Prova a far scattare il contatore giocando con le luci a destra, quindi riaccendi il contatore. Ok, cioè? Le luci a destra. Dobbiamo accendere tutte le luci. Well done. Ecco. What? Il contatore si spegne e lo andiamo a riaccendere. E riaccendiamo le luci. No, non sono riuscita a fare niente di tutto ciò. Devi spegnere devi accendere i tre interruttori alla destra del... Ah, aspetta, accendi tutti e tre, si stacca il contatore e poi attacchi la luce. Ecco, poi riattacco. E riaccendi. E le riaccendo. Cioè, passiamo, ne riaccendo una. Alla prossima stanza? Okay. Va bene, sì, andiamo. Ok. Ah, qua c'è le MF. Fantastico. Allora... In un contratto normale dovrai trovare solo fino a tre tipi di prove, ma per questo addestramento te li mostreremo tutti e sette. Te li mostreremo, vabbè. I punti EMF vengono lasciati su quasi tutto ciò con cui un fantasma interagisce. Questi punti durano circa 20 secondi e possono essere letti con un lettore EMF. Prendi il tuo lettore EMF in basso, accendilo con USA, quindi spostalo verso gli oggetti con cui un fantasma ha recentemente interagito. Alcuni tipi di fantasma lasceranno punti EMF più forti. Se il tuo lettore EMF mostra una forza di 5 o superiore, questa è una prova. Apri il tuo taccuino premendo il pulsante taccuino, fai clic sulla pagina delle prove nella parte superiore della pagina, quindi contrassegna EMF5 come selezionato. Allora prendiamo l'EMF, accendiamolo e vediamo. Sempre tutti scrausi, questi. Eh sì, ci hanno dato le cose scrause, io boh, vabbè. Allora andiamo nell'altra stanza, quindi a questo punto. No? Qua non suona niente. No, non deve suonare. Si deve alzare. No, nel senso si deve muovere, però non si muove perché il fantasma non interagisce. Interagisci. Please don't kill me. Qua qualcosina, qua. Nice work. Ah, la tazza, qui. Yes, nice work. Qua? Ma okay. A me non mi si è alzato niente, Devi andare alla prima cosa che ti butta per aria. Mo forse ha buttato qualcosa, ma non ho... Eccola, il piatto. Ah, un'altra tazza. Ok, ok. Sì, 4, ok. Ci siamo, okay. A posto. Passiamo all'altra stanza? Yes. Allora, buttiamo via questo. Ok. Allora, ultravioletto sparaflescetto. Alcuni tipi di fantasmi lasceranno impronte UV di mani su porte, finestre e persino impronte del piede sul pavimento se entrano in un sale ben posizionato. Ormai siamo esperti. Per trovarli, per trovarli ascolta le interazioni paranormali su quegli oggetti. Ma come ascolta? Quindi prendi la tua luce UV, attivala con USA, poi illuminala per vedere quali impronte sono state lasciate. Se trovi impronte UV di mani o piedi, assicurati di annotarle sulla pagina delle prove del tuo taccuino. Infine, se fai brillare la luce UV su un'impronta abbastanza lungo, si caricherà permettendoti di passare a una fotocamera per scattare una foto veloce per qualche soldo in più. Te capì. Allora prendiamo questo, vediamo dove ha lasciato impronte. Will always be with you. Ma dove? vicino al muro, vicino alla porta. Vicino alla porta? Dovrebbe esserci scritto Will always be with you. Ma quale? La porta dalla quale siamo arrivati? No, l'altra porta, quella da cui dobbiamo uscire. Se non l'accendo, non l'avevo acceso. Ah, sì, te capì, te visto. Quindi praticamente abbiamo MF ultravioletto, giusto? Sì. Però a me non è arrivato a 5 l'MF. Io metto lo stesso. Temperatura, vediamo. Allora, temperatura di congelamento. I fantasmi sono noti per rendere l'area intorno a loro più fredda, ma alcuni tipi di fantasmi spingeranno queste temperature sotto zero. Durante la navigazione in un luogo potresti notare che il tuo respiro si congela davanti a te, visualizzato da una nuvola d'aria fredda. Se trovi questo, potrebbe valere la pena controllare accuratamente la temperatura della stanza. Allora vedi che quando si vede la nuvoletta... Te l'ho detto. Per farlo prendi un termometro ed entra in ogni stanza, quindi controlla la temperatura, le temperature mentre si regolano. Stai cercando qualcosa sotto lo zero, se trovi temperature di congelamento segnalo nel tuo taccuino. Ok. Allora prendiamo.
Allora, aspetta, ma sempre io qui rimango? Qui, no. È da queste parti, penso. No, che ci stanno delle stanze aperte. Io entrerei in queste stanze. In ogni stanza sentiamo se c'è temperatura. Io sento rumori brutti, comunque. Sì, qui pare che si abbassa. Oh, devo vedere se si abbassa sotto lo zero. A me è proprio zero, cioè non fa assolutamente nulla. Io sto nella prima stanza. A io destra... sto già nell'ultima. E no, ma devi stare ferma un attimo, però. Allora, aspetta, riprovo dall'inizio. Sta andando verso 5. Spero che non si fermi sullo zero. Un po' si sta abbassando, sì. No, si è fermata sopra 5, quindi cambio stanza. Vediamo. A qui si abbassa. Scendendo. Si abbassa ancora. So sotto 5. Sotto 5. Meno 5. Meno 5. Se si abbassa sotto lo 0. Io nella prima ancora si sta abbassando. Magari è diverso. Ok, sotto 0. Sotto 0, perfetto. Io ho temperatura, ancora sta scendendo. Ancora andando. A me è il gin. Sta scendendo vertiginosamente. Ok, te lo dico. Sì, anche la mia è scesa, okay. Quindi mi muovo verso la prossima stanza. E quale sarebbe? Qua. È quella dove hanno aperto la porta, yes. Ok. Il fantasma. Allora, il fantasma. Sì. Il Dots, sì. Non chiudermi dentro, aiuto. Allora. I proiettori DOTS ci permettono di vedere cose che a luce normale non si vedono. A volte l'uso di questa luce rivelerà un piccolo sfarfallio nel mondo paranormale. Sì. Diversi tipi di fantasmi possono essere rivelati con un DOTS. Proiettore, non ti resta che trovarli. Proiettore. Ah, il DOTS proiettore. Non ti resta che trovarli. Mm-hmm. Prendi un proiettore, accendilo con USA e punta la luce dove pensi che possa essere il fantasma. Se vedi apparire una sagoma spettrale, allora hai trovato alcune prove. Eccolo. Prova a trovare un'apparizione spettrale nella stanza a sinistra, puoi quindi contrassegnarlo nel tuo taccuino. Vediamo. Però adesso puntato il traviolette e temperatura, non è nessuno. Ne ho due o tre davanti a me. Sì. Ma non me la dai buona. Dammela. Good job, ha detto. A me no. Quando un fantasma si rivela nella sua forma DOTS, camminerà verso il giocatore più vicino se si trova all'interno della stessa stanza. Puoi usarlo per far entrare quel fantasma particolarmente. I fantasmi particolarmente timidi nel raggio delle tue luci a infrarossi DOTS. Questo non la, cioè non me lo ricordavo, forse l'avevo letto da qualche parte. Camminerà verso il giocatore più vicino. Io ce n'ho quattro davanti, ma non... manco uno non ne cammina. Non stanno camminando, sì. Tra l'altro sono fantasmi strani perché non li ho mai visti all'interno del gioco. No, infatti, allora, sono fantasmi normali, classici. Cioè, io le metto le prove, ma secondo me non serve, non credo che sia un'investigazione questa. Ok. Allora, andiamo avanti. Telecamera. Leggo io? Vada. Ah no, c'è sfera di luce. Sì, scusa, sfera di luce. Ok. Sbagliata io. Allora, spesso durante le riprese di prove paranormali con una videocamera, gli investigatori hanno trovato macchie di luce inspiegabili che si spostano lentamente attraverso il loro filmato. Queste sono state chiamate sfere di luce. Per trovarli, che sono improvvisamente maschili, prendi una videocamera e attiva la visione notturna con USA. Durante i contratti puoi posizionare la videocamera e visualizzare il feed della videocamera dalla sicurezza del camion. Cerca nella stanza del fantasma e cerca eventuali piccoli punti di luce che si muovono. Se ne trovi uno, segnalo nel tuo taccuino. Bene, allora okay. C'è un fantasma chiaramente perché ce l'ho davanti. Bello. Sì. Allora... vediamo le sfere di luce, vediamo. Se ci sono. Ma ce ne sono due. Mamma mia, non mi piacciono per niente sti due, sai? Nice work, ma io non ho visto niente perché mi stavo cagando addosso. Io non li vedo. Nice work. Io non le ho viste. Però mi ha detto nice work. Work ha detto. Vabbè. Vabbè, ok. Io non ho viste comunque. Io non le ho viste.
Contenti voi, contenti tutti. Allora, prossima libro spiritico. Questo bene. È il nostro preferito, via. Alcune entità paranormali interagiranno con più oggetti di altre. In diversi casi segnalati è noto che i fantasmi scrivono messaggi vaghi, vaghi, molto vaghi, nei libri, se lasciati abbastanza a lungo. Per ottenere la prova della scrittura del fantasma, prendi un libro spiritico e posizionalo da qualche parte vicino al fantasma. Dopo un po' il fantasma lancerà il libro o ci scriverà dentro. Per quest'ultimo annota le prove nel tuo diario. E vedi però quindi che se dice, lo lancia. Vedi, in diversi casi segnalati è noto che i fantasmi scrivono messaggi vaghi nei libri se lasciati abbastanza a lungo. Infatti, cioè, bisogna lasciare un libro per un bel po'. Allora, te lo lascio qui, vediamo se scrive. Write on the book, please. Please. Qui c'è anche un... sta scrivendo. Well done. Aspetta che segno libro spiritico. No, sono andati via tutti segnando libro spiritico. Ma a me non scrive. Allora. Non ti ha scritto ancora? Ah, eccolo, well sta done. Scrivendo. Ok. Sta scrivendo, sta quando, facendo i geroglifici. Quando ci sei... Dimmelo. Sì, dammo. Andiamo avanti. Ah, ha scarabocchiato sì, tutto. Sì, scarabocchiato e basta. Allora, qui ci sono... Ah, qua c'è la mia preferita, la Spirit Box. Io questa la odio. I posso missare? E VP, non ti preoccupare che faccio tutto io. Sì, sì. O Spirit Box sono dispositivi radio progettati per scansionare frequenze diverse, possibilmente rivelando un audio paranormale tra l'elettricità statica. Per usare una Spirit Box prendine una qui sotto e attivala con USA. Assicurati che tutte le luci della stanza in quella zona siano spente. No. Poi puoi porre domande al fantasma nella speranza di una risposta. Prova a chiedere dove sei oppure come la va. Se ricevi una risposta, l'indicatore lampeggerà in bianco e dovresti sentire una voce unica tra le frequenze radio. Ah, vedi che lampeggiava in bianco, in bianco allora. Se lampeggia in rosso, la tua domanda è stata ascoltata ma non hai ricevuto risposta. Entra nella prossima area, trova la stanza dei fantasmi e provala. Allora, questa è già spenta, perfetto, quindi accendiamo. Ok. Dove sei? Come la va? Dove sei? Ha lanciato. Dove sei? Quanti anni hai? Sto lanciando robe. Dove sei? Dove sei? Come butta? Sei a quanti butta anni tutto. Hai? Quanti anni hai? E dai, su. Quanti anni hai? Dove sei? Oh, ma dove risposto. Sei? Sta qua, però forse devo spegnere la luce, aspetta. Sì, spegni la luce. La prima cosa che devi fare. Dove sei? Ok. Good job. Fatto. Ha risposto. Okay. Però adesso, allora, fronte a prima, hanno una voce più umanizzata, sì, come dire. Sì, io preferivo prima, devo dire, questa cosa. La no, meglio adesso. Meglio adesso. Ah. Vado? Vali. Leggo, cacce. Oh, questo è interessante. Durante i contratti i fantasmi possono iniziare un attacco contro di te e i tuoi colleghi investigatori. Questi attacchi avranno la possibilità di verificarsi una volta che la tua sanità mentale avrà raggiunto una soglia media del 50%. Alcuni tipi di fantasmi potrebbero attaccare prima o dopo. A seconda della difficoltà che stai giocando potresti avere un tempo di preparazione. Questo viene normalmente visualizzato su un grande orologio a LED nel camion come quello a destra. Ciò impedirà alla tua sanità mentale di scendere al di sotto del 50% oltre a prevenire le cacce. Quando inizia una caccia, le porte di uscita si chiuderanno e il fantasma inizierà a cercarti. Spegni la tua attrezzatura, nasconditi in un armadietto, accovacciati dietro qualcosa di alto e aspetta che sia finita. Entra nella stanza successiva per simulare una caccia. Oh, no, non ce la farò mai, io morirò. Ma manco io. Ok. E come? No. No. Sì, devo nascondere una cosa che non sono mai riuscita a fare.
close one. Congratulations. Dai, on yeah, abbiamo preso la cinema, infatti. Dai. No, no. Something's not quite right. You better hide quickly. Medò, quickly. Via. Vamos, yeah. Via, scappa. Damos. Possiamo chiudere. Io chiudo. Anch'io chiudo. Damos. Vediamo. Non so che fantasma fosse, ma era brutto. Ma la mia cantava, penso fosse una banshee. Esatto. Abbiamo finito il train. Mamma mia, non me lo ricordavo per niente. Meno male. Bene.